Riccardo vada a raccontarci una storia che coinvolge suo figlio Carlos e la scuola che ha frequentato qui in Italia. Vai, Riccardo, raccontaci questa storia Sì. terribile. Sì, mio figlio è stato iscritto qui alla prima elementare, la scuola qui di Milano, la zona Barona, San Paolino, e questa già la prima elementare è stato vittima di episodi di bullismo, insomma, di piccole aggressioni che sono iniziate in forma lieve quasi subito, già verso ottobre, insomma, all'inizio dell'elementare. E prima di tipo lieve, qualche spintone, gli provocava la merendina, cose così. Fino a che poi questi episodi sono diventati sempre un po' più marcati, fino ad arrivare proprio prima vacanze di Natale, che è tornato a casa con un individuo sulla fronte. Diciamo che noi da subito di questi episodi abbiamo subito informato le maestre, e cercando un rapporto che non è stato molto semplice, perché ufficialmente le comunicazioni dovrebbero avvenire solo tramite un quaderno delle comunicazioni, però abbiamo visto all'inizio che spesso questo dava esito a equivoci o Certo. fraintendimenti, per cui abbiamo chiesto più volte, insomma, abbiamo quasi imposto, insomma, un contatto diretto per chiarirci, dove chiedevamo appunto di intervenire prima che questi episodi, queste forme potessero diventare gravi, anche Da se per lui. subito Carlos, che ha questo nome di origine spagnola perché è per metà cubano, tua moglie è cubana. Esatto, sì, mia moglie è cubana, sì. Carlos in Italia. Carlo si è nato in Italia. Carlo è nato a Milano, sì, è nato qui a Milano. Per i primi 3 anni ha un po' vissuto fra l'Italia e Cuba, infatti ha frequentato anche una parte di scuola materna a Cuba. Poi invece dopo, praticamente dai 4 anni e mezzo, così, siamo stati stabilmente qui in Italia. E quindi aveva frequentato l'ultimo anno di scuola materna proprio qui in quartiere, è andato Assolutamente tutto senza bene, assolutamente senza senza problemi. particolari problemi. No? E quindi poi avevamo iscritto a questa scuola, che era la scuola di bacino di competenza. E se non che appunto cominciano a venire questi episodi che verso poco prima di Natale appunto arrivano a questo episodio dove tu riferisci di aver ricevuto un pugno da parte di un bambino, infatti, pertanto aveva questo livido. Diciamo che in tutti questi episodi purtroppo ci troviamo di fronte a un atteggiamento da parte delle maestre di completa negazione di quanto sta avvenendo, insomma, di quanto ci racconta nostro figlio. E gli negano proprio in faccia la cosa, senza neanche stare ad ascoltare quello che Cioè, in gli avesse classe va detto. tutto Anche in questi bene, episodi. no? In classe va tutto bene, lui si è fatto male picchiando la testa contro il banco. Contro il banco, questo episodio qui. Noi, siccome poi in tutte le vacanze di Natale Carlo da solo, poi vediamo che replica l'accaduto, magari anche giocando da solo con i pupazzi, eccetera, e ci riferisce più volte ripetendo la stessa versione del fatto, insomma. Quindi noi, come dire, noi comunichiamo più pari a niente, non eravamo molto convinti dell'applicazione, quindi rischiamo di stare attenti. Purtroppo invece a gennaio gli episodi cominciano a intensificarsi e diventa protagonista, per esempio, particolarmente un bambino, Alessandro U, diciamo, vabbè, anche se non ci ho fatto nome e cognome. Quindi questo intensificarsi, noi cominciamo e Carlo comincia ad avere una situazione abbastanza di trauma, di paura rispetto Di alla rifiuto della scuola, certo. scuola, soprattutto perché sempre in tutti questi episodi, quando noi vediamo, Carlo di solito va a scuola tranquillo, contento di andare a scuola, gli piace studiare ed esce di scuola abbastanza sereno e tranquillo, tranne quando succedono questi episodi. Quindi appena lo vediamo uscire da scuola, mia moglie la vede uscire da scuola perché lei andava a prendere, io accompagnavo in macchina, ma rimaneva in macchina, quella che affrontava poi tutti i giorni questa cosa, e quando appena a vederlo subito si vede che esce triste o piangendo, eccetera, e senza che poi le maestre riferiscano niente,
Quindi si ferma subito a chiedere ma cosa succede, no? E lui riferisce di questi episodi. Quindi mia moglie ferma le maestre dicendo guardi che ci ha detto così e queste maestre non stanno neanche ad ascoltare Carlo, ma in faccia sia al bambino negano assolutamente, non è vero, non è mai successo. C'è addirittura un Assolutamente. episodio in cui dicevi che il bimbo proprio piangeva accanto alla mamma e la maestra dice: ma no, non sta Certo, no, non piangendo. sta piangendo, gli fa ridi Carlo, gli chiede di ridere. È una cosa che noi siamo rimasti veramente sconvolti. Dato, questo qui è un episodio abbastanza chiave, che è stato quella volta in cui è stato picchiato da due bambini contemporaneamente, e quindi noi abbiamo aspettato l'uscita della scuola della maestra principale, Filomena, e dove abbiamo riferito, guardi che il nostro figlio ci ha riferito questo, questo, questo. Lei nega dicendo che era presente lei come maestra quando l'episodio è avvenuto e che lei aveva comunque gridato quei bambini, ma lei di fronte a Carlo, di fronte a noi, ci nega assolutamente la cosa. Questo è l'episodio chiave perché era successo un venerdì, poi il sabato mattina mia moglie trova su WhatsApp la registrazione di una chiamata vocale da parte di un altro genitore. Ecco, preciso che noi di questi fattori qui non abbiamo mai parlato con nessun altro genitore, mi ha sempre fatto riferimento soltanto alle maestre, mia volontà. E abbiamo chiamato a vocale l'altro genitore che si chiama preoccupato perché la figlia ci riferisce esattamente quanto ci aveva riferito Carlo, perché Carlo era stato picchiato da due bambini facendo i nomi dei due bambini esattamente come ci aveva detto, esattamente l'episodio che la maestra aveva negato. Quindi questa bambina conferma quello Ferma che quanto anche lei. aveva capito, esatto. Noi scriviamo sul quaderno di comunicazione lunedì, ribadendo a maestra che questo episodio è accaduto, perché, di cui abbiamo anche conferma senza rivelare la fonte, perché il genitore ci chiede di non dire il suo nome in quanto a paura di ritorsione da parte della Da questa la dice lunga però, da eh. questo, che io rimango appunto abbastanza sconvolto, non sono abituato a questi Ritorsioni di chi? Della episodi. maestra? Ritorsioni di un altro bambino? È un clima questo. Però rispetto e dato, insomma, per tutta risposta da questa nostra segnalazione, la maestra ti risponde sempre sul quaderno di comunicazioni che ha messo a confronto i due bambini, cioè Carlo, se il bambino responsabile di averlo picchiato, il bambino responsabile dice che non è vero, non è successo niente, per cui non è successo niente. Ti sembra molto strano questo tipo di atteggiamento, anche solo il fatto di mettere a confronto, no? Non ci sembra. Stato poi confermato poi più avanti da alcuni anche psicologi che si occupano di queste cose, Ah, che non è sì. questo l'atteggiamento giusto per affrontare questo tipo di gruppi. Comunque niente, gli episodi poi continuano si intensificano fino a che noi proviamo a quel punto l'incontro con la scolastica, che da subito, come dire, prende per buona, diciamo, la versione delle maestre. Noi gli chiediamo tra l'altro di incontrare la direttrice scolastica, chiedo più volte di incontrare il bambino e di parlare con il bambino. Lei si scrive questo, dicendo che basta quello che gli ha detto con le maestre e che se le maestre dicono così, è così. E quindi non è vero tutto ciò che noi riferiamo, che siamo, vuol dire, iperfatti, se non che il nostro figlio. Questo incontro finisce in modo travagliato, insomma, Dopo, voi. niente, dopo incontriamo da solo la dirigente e niente, dopo che si ripetono ancora gli episodi, a quel punto lì viene fissato l'incontro con lei, presente tutte le maestre, dove andiamo io e mia moglie, e questo incontro sì, va in modo un po' travagliato, molto, con molta tensione, in quanto loro si trincerano completamente sempre dietro a un muro di completa negazione di quanto è accaduto, che quindi loro non debbano fare nulla. Perché non esiste il problema. Io ribadisco che il problema esiste in quanto il nostro figlio stava sviluppando un trauma psicologico rispetto alla scuola, in quanto prima era così contento di andare a scuola, adesso aveva dei problemi anche, delle reazioni anche fisiche, cioè, a volte aveva proprio il vomito prima di entrare a scuola, chiedeva di abbracciare la mamma per sentirsi assicurato che questi fatti non si ripetessero. E soprattutto non si capacitava del fatto che le maestre gli negassero che quanto era accaduto, che erano invece presenti durante i fatti.
E questo lo stava veramente mandando in una situazione di stress psicologico perché piangeva a casa, non rideva più. E tutto questo noi appunto informiamo e chiediamo che. A conclusione dell'incontro tu dici, io mi rivolgerò alle Sì, autorità, farò all'autorità un giudiziaria, sì, perché ho detto, qui al di là di quello che può essere adesso, magari mio figlio può anche, come dire, ingigantire l'episodio, magari è stato, dire, una sberletta così, però lui, è sensibile sotto queste forme, non accetta le forme di violenza, anche il gridare troppo ad alta voce a lui lo disturba, lo turba, e quindi però qualcosa sta succedendo, cerchiamo di affrontare assieme questo problema, questo disagio, no? Questo. Quello che chiedo a voi insegnanti è di ascoltare il bambino. Se vedete il bambino che esce turbato o piangendo, eccetera, fermatevi un attimo, noi siamo disponibili a fermarci, non c'è problema, mia moglie è a casa, non lavora, mi ha tutto il tempo a disposizione, può aspettare quanto volete, aspettiamo che vadano via tutti gli altri bambini, cioè abbiamo tutta la completa disposizione per poter aspettare questo problema. Però quello che voglio è che i miei figli frequenti. Ed esca dalla scuola di Verena. No, non vedo perché debba continuare a subire e vivere questo. E loro si rifiutano dicendo che questo non è successo, quindi si conclude, io minaccio di convocare una conferenza stampa, di annunciare quanto sta succedendo e di denunciare tutto all'autorità giudiziaria. Magicamente, pur se loro mi dicono ah, non ci interessa niente, vorrei rivolgersi anche al ministro, che non ci interessa. Magicamente dal giorno dopo cambia completamente atteggiamento degli insegnanti. Vediamo che Carlo viene accompagnato all'uscita, perché spesso questi episodi accadevano durante la pausa mensa, all'uscita, e viene accompagnato per mano da un insegnante. Si ripetono, come dire, altri due episodi, però quando Carlo esce appunto turbato, la maestra in questo caso fa quello che avevamo chiesto noi di fare, cioè si ferma a parlare col bambino e gli chiede cosa è successo, si fa spiegare da lui e in qualche modo tenta di rassicurarlo dicendo che comunque si farà in modo che questo non si ripeta. Questo atteggiamento degli insegnanti, benché appunto poi qualche episodio si ripeta, dà a Carlo, cambia Carlo, nel senso che gli dà più fiducia e vede che già ha un atteggiamento che comincia a essere più sereno rispetto a andare a scuola e avere fiducia, ha avuto anche si sente più protetto. Certo, hanno un E atteggiamento più diciamo proattivo. così che poi la dirigente, già quando loro hanno cambiato atteggiamento, decide di mettere in campo anche un'osservatrice esterna per vedere le dinamiche della classe, così, però ovviamente in questa settimana non rileva niente e confermato anche da noi, diciamo sì, in effetti, essendo cambiato atteggiamento. Le maestre stesse ci dicono, ci scrivono sul quaderno di aver alzato il livello di attenzione in classe, benché, come dire, prima negassero che fosse mai successo niente, però poi ci dicono che aveva alzato l'attenzione e che quindi Carlo stava frequentando in maniera stessa, andava tutto bene a scuola durante Quindi questa rete di protezione fa sì che Carlos riesca ad arrivare alla fine della prima elementare in serenamente. maniera tranquilla e serena. Quindi noi in maniera fiduciosa riscriviamo la seconda elementare sempre alla stessa scuola perché appunto pensavamo di aver trovato insomma una via buona insomma per questo. E invece purtroppo ci ritroviamo che sempre già ai primi giorni di scuola troviamo che viene messo compagno di banco proprio il bambino protagonista degli episodi di un libro verso il suo figlio, che noi facciamo presente alle mani insegnanti che forse non era proprio il caso, rischiare tanto. E quindi vengono cambiati di parte. Però, praticamente a ottobre ricominciano gli episodi di aggressione da parte di questo stesso bambino verso Molto frequenti, con una frequenza appunto il 3, il 15, il 16, il 18 di il nostro. Diciamo ottobre. che adesso, secondo elementare, posso dire. Anche le date sono venute il 3 ottobre, poi il 15 ottobre, il 16 ottobre, il 18 ottobre, il 25 ottobre, fino all'ultimo del 5 novembre. E quindi, a riflettersi di questi episodi, noi ripartiamo a cercare il confronto, la comunicazione con gli insegnanti, che però invece di ripartire da dove ce l'avevamo lasciati, ripartono dall'inizio, cioè a negare completamente gli episodi, che
rimaniamo anche abbastanza sconvolti, sia io che mia moglie, perché da come avevamo messo in campo un percorso, diciamo così, degli accorgimenti per portare a una frequentazione serena a parte il caso della scuola, in qualche modo ammettendo che qualche problema c'era, e adesso torniamo indietro dall'inizio, negando ancora tutto, non è mai successo niente, non c'è da fare niente. È tutta una nostra iperprotezione che siamo iperprotettivi verso il no. Anche Carlo, essendo una ricaduta rispetto alla iniziale e avendo già a fatica recuperato la fiducia degli insegnanti per questo punto, cade in un trauma che non riesce più a capacitarsi di cosa sta succedendo, perché lui deve essere picchiato da questo bambino. E perché le insegnanti sono tornate a capire. Continua a ripetersi, noi segniamo questo atteggiamento, sempre quello, Carlo, che ha un stato di trauma veramente profondo, per cui chiediamo appunto l'incontro ancora con la dirigente. Io proprio fine ottobre chiedo che vado a incontrare la dirigente, in presenza anche di un mio amico giornalista, in cui chiedo appunto che si ritorni a una forma di intervento, insomma, come si era fatto già in prima elementare. Vi è un completo rifiuto da parte della dirigente, dicendoci, come già tra l'altro ci aveva detto l'anno precedente in varie occasioni, che se non avevo fiducia e non gli piaceva quella scuola, potevo cambiare il bambino di scuola, però non era C'è da così, no? dire che però quella è la scuola di riferimento, quindi è quella più vicina a casa, è raggiungibile facilmente a piedi, l'altra scuola è a mezz'ora di macchina, che insomma ci sono anche dei problemi aggiuntivi, insomma, però, a spostarsi Tra l'altro, anche per te. io sono disabile, quindi anche con problemi di movimento. Mia moglie si muove ancora con difficoltà con i mezzi pubblici, faccio ancora non si è proprio ambientata rispetto a questa cosa. Quindi, insomma, le difficoltà ce le creavano certamente. Ma poi soprattutto non capivo perché, ho detto, ma scusa, perché, che atteggiamento è? Cioè, qui c'è un problema, la scuola è istituzione preposta per affrontare il problema, non è che si scappa e si va, il mio atteggiamento era quello. Se non che appunto a questo incontro, vedendo ancora questo muro da parte della scuola, gli dico, guardi, io il 5 novembre riporto mio figlio a scuola, convinco mio figlio a tornare a scuola, perché veramente era uno stato di trauma profondo, dicendo che non succederanno più questi episodi e che l'atteggiamento quando insegnanti cambierà. Se però questo non avviene, avviene ancora qualche episodio, io vedo mio figlio ancora uscire in condizioni come quelle che ho visto in quei giorni scorsi, io procederò a fare una denuncia, un esposto alla magistratura. E di fatto il 5 novembre lo portiamo a scuola e di fatto il 5 novembre il bambino esce ancora piangendo, mia moglie ferma l'insegnante che ha una reazione isterica, in cui gridando davanti a tutti gli altri genitori all'uscita della scuola che non è successo Davanti niente, a tuo figlio e davanti al davanti a bambino. Carlo certamente, che non è successo niente, non è successo niente, basta, con Carlo che stava piangendo e che stava riferendo l'episodio, l'ennesimo episodio. A quel punto lì decidiamo che Carlo con la scuola non si va più, riesco a tenere, e l'8 novembre presento l'esposto a procurare pubblica. Ora, sappiamo che è passato quasi un anno dalla presentazione dell'esposto e c'è la richiesta di archiviazione, per cui il 5 di novembre, dato che voi avete fatto ricorso a questa richiesta di archiviazione, il 5 di novembre ci sarà l'udienza in cui voi chiedete, insomma, con l'avvocatessa che ti difende. Chiedete di procedere invece perché ci sono tutti gli elementi per appunto andare a giudizio. Ora, fra l'altro, Quantomeno la cosa l'approfondimento delle indagini. importante, esatto, è che il bimbo tanto è stato spostato di scuola l'anno scorso, però con un aggravio pazzesco insomma, dell'organizzazione familiare, e poi è proprio partito per Sì, Cuba con. perché
Praticamente, purtroppo, Carlos, questo è accaduto tutto ciò, già nella sua prima esperienza scolastica, ha sviluppato proprio un trauma, un rifiuto verso l'istituzione scolastica in sé. Nel senso, per lui ormai la scuola è quella cosa lì dove si viene picchiati, le maestre sono quelle. Questo che dice è supportato da una perizia che è stata seguita da una psicologa qui in Italia e Da una anche da psichiatra una, infantile a Cuba. e anche da un'altra perizia più dettagliata ancora che è stata eseguita da una psichiatra a Cuba e poi appunto aggiunta, portata nei nuovi elementi che avete depositato nel ricorso. Esatto. Quindi lo stato di questa sindrome ansiosa depressiva è diagnosticata, è una cosa che va complicata da risolvere e per di più appunto complicata dal fatto che la tua famiglia in questo momento è smembrata perché siete tu qui a Milano che devi provvedere al mantenimento a Cuba. In una scuola privata, perché non essendo cittadino cubano, Carlos deve frequentare una scuola come se fosse scritto a Madrid, no? Mi Sì, dicevi, se fosse stata esatto. una scuola spagnola, che è costosa quindi, e per te, tra l'altro, vivere senza la famiglia È è pesante. una privazione grande, insomma, importante. Pesante, pesante. Però, d'altra parte, abbiamo fatto questa scelta proprio anche su consiglio, anche se da psicologa, di dare un cambio ambientale a Carlo, perché Carlo era proprio arrivato a un livello di prostrazione, di depressione veramente profonda, era veramente insostenibile vedere un bambino in quelle condizioni. Ora. E tra l'altro lui aveva questo ricordo della scuola materna che aveva fatto la Cuba, e quindi insomma chiedeva anche lui stesso di andare là, dove tra l'altro c'è la nonna materna e il fratellone di 22 anni che è figlio del primo matrimonio di mia moglie, con cui si trova benissimo, e forse poi questo determina poi la separazione verso di me che fa certamente soffrire. Però era stata l'unica soluzione che c'è. Certo, era l'unica soluzione praticabile. Quello che mi impressiona è l'isolamento che si è creato anche da parte delle istituzioni scolastiche nei confronti di questo episodio, mentre potrebbe essere facilmente, se preso all'inizio, una situazione che si può facilmente sbloccare con una serie di percorsi. Qui c'è stata questa negazione, fa addirittura pensare che ci siano state, non so, delle pressioni da parte magari della famiglia di questo bimbo particolarmente impegnativo, difficile, insomma, non sappiamo, certo. E poi, però, strada facendo, tu hai trovato una serie di alleati, una mi dicevi è la senatrice Ferrara di Novara, e poi il centro antibullismo del Fatebrene Fratelli. Vuoi parlarcene? Credo che poi uno dei tuoi obiettivi sia quello di ottenere che non si ripetano queste situazioni. Certo, perché io fin dall'inizio ho cercato di rivolgermi a chi potevo, quindi ho chiamato SS Bullismo, che però non ha dato nessun riscontro. Ho fatto la segnalazione al provveditorato, all'ufficio provinciale regionale scolastico, però appunto senza mai avere alcun riscontro. E quindi ho scritto poi a tutti, di tutto di più, al garante per l'infanzia, per l'adolescenza, tutti. Finché ho avuto una risposta da parte di questa senatrice, appunto, la Fiorana, che si occupa di bullismo nelle scuole e che è disponibile ad appoggiarci e seguirci, anche perché l'obiettivo poi è quello che adesso Carlo frequenti questo anno di scuola lì, ma poi torni in Italia, insomma, perché non è che può continuare in questo modo. E quindi di sostenerci anche e soprattutto quando Carlo verrà a riprendere qui a scuola. Mi ha messo in contatto con questo centro antibullismo tra i fratelli che mi ha contattato e che si è detto a disposizione quando Carlo dovesse ritornare qui in Italia e riprendere poi la scuola qui in Italia a seguire il percorso di reinserimento anche intervenendo rispetto alla nuova scuola in modo da avviare la cosa nel miglior modo possibile. E questo sì. Però è stata molto faticosa. Devo dire che veramente un genitore in queste situazioni si trova veramente solo. E devo dire che io poi un po' di amicizie ce le ho, un po' di contatti ce le ho, ma
penso a chi non ha contatti, strumenti per poter affrontare queste cose, quanto sono difficili. Infatti. Infatti, la polizia stessa ti diceva che vi ha sentito nel corso dell'indagine, vi diceva che ci sono, e molto spesso le famiglie non denunciano, non si muovono, c'è un clima omertoso nei confronti di Esatto, queste cose. Un esatto, esatto. E atteggiamento che non. anche alle volte sentivamo, come dire, i genitori che si lamentavano un po', però si lamentavano sempre fuori lì, dalla scuola, cosa che noi non facevamo, perché per noi c'è un percorso istituzionale, cioè le cose avvengono dentro la scuola, ci sono dei referenti specifici per rivolgersi, che però mai poi riferivano di questi episodi, di queste lamentele o di questi problemi che i figli avessero all'interno della scuola. Cioè, si lamentavano di episodi di bullismo? Si lamentavano al di fuori della scuola? Cioè che la bambina non si che i figli non si trovassero bene perché o c'erano le maestre che gridavano moltissimo, quindi i figli tornavano magari un po' turbati o cose di questo genere. Tra l'altro, la persona che ci aveva lasciato la registrazione vocale, no? Sentita dalla polizia, adesso noi abbiamo acquisito tutti gli atti dopo che c'è stata richiesta di archiviazione da parte del giudice, dichiara, oltre a confermare quanto aveva dichiarato nel locale, però dichiara che anche sua figlia poi dopo ha avuto dei problemi, dei limiti, però si è guardata bene da denunciare questa cosa. Tra l'altro, appunto, lei quando aveva dato la registrazione ci aveva chiesto di assolutamente non fare il suo nome, di tenerla fuori perché aveva paura di ripressione. È proprio questo atteggiamento, quando ci vedeva anche gli altri genitori, quando ci vedevano discutere anche animosamente con gli insegnanti, ma nessuno ci è mai venuto a chiedere cosa succede, cosa è successo, perché anche la presidente di classe ci ha visto, ma mai chiesto niente, e anzi si voltava dall'altra parte. Il clima è questo, sì. Sì, il clima è questo. Noi ti auguriamo che la risposta sia positiva il 5 di novembre e continueremo naturalmente a seguire la tua storia perché vogliamo rivedervi tutti e tre insieme. Grazie, grazie mille. Mi auguro a tutti. Grazie. Grazie a te.